Ciao, sono Luca Franchi, il dottore delle piante. In questo video ti voglio parlare della Cycas revoluta. Questa è una Cycas revoluta che è, diciamo, parzialmente famosa in quanto è stata l'attrice principale di un mio precedente video sull'argomento delle Cycas revoluta, in cui ho parlato del trapianto e quindi del rinvaso di questa pianta e delle sue possibili applicazioni per quanto riguarda appunto la propagazione attraverso dei polloni basali. Oggi invece in questo video ti voglio parlare della potatura della Cycas revoluta. La Cycas revoluta può essere potata e deve essere potata. Ma cosa si intende potare una palma, o meglio una falsa palma, perché la Cycas revoluta è in realtà una falsa palma, non ha nulla di da ricorda solo esteriormente una palma, ma in realtà non lo è. Infatti, da un punto di vista sistematico, è molto più vicina a una conifera di quanto lo sia appunto alle palme moderne. Potare una Cycas significa togliere, asportare quasi integralmente tutti questi rami che vedete, queste foglie che sono in qualche modo danneggiate. E dato che la Cycas revoluta cresce attraverso questa emissione di rosette, di rosette fogliari annuali, ovvero sia di un anello di foglie che cresce lungo l'asse centrale, che vi faccio vedere, e queste qui sono appunto le rosette fogliari. Cioè, una rosetta fogliare non è altro che un anello di tante foglie che vedete su questa, che circonda come a perimetro il tronco della Cycas. Qui potete vedere che anno dopo anno si depositano, crescono, si generano appunto questo anello continuo sull'apice appunto del tronco, e va da sé che via via deve essere in qualche modo eliminato, proprio per dare una integrità e anche un effetto ornamentale migliore alla pianta. Come facciamo ad asportare le nostre foglie? Naturalmente con l'utilizzo di forbici appuntite e ben affilate. Quello che vi voglio far comprendere adesso è appunto la differenza che si vede fra gli anelli vecchi e gli anelli giovani. Vedete, qui c'è questo susseguirsi di anelli fogliari dalla parte basale, che è questa, cioè quella più verso il colletto, via via verso l'alto, che sono appunto queste. Quindi per poter avere un effetto migliore e per poter poi far generare nella parte alta nuove foglie, occorre eliminare. Ogni anello fogliare corrisponde alla crescita annuale, quindi va da sé che questa pianta è qualche anno appunto che non viene potata, che non vengono eliminate le foglie. E oggi interverremo eliminando appunto almeno un paio di palchi, quindi almeno la corrispondenza di due o tre anelli fogliari o rosette. Ok? Bene, siamo giunti appunto alla fase di potatura, dotati di forbici ben appuntite, ben affilate come queste, e soprattutto di guanti. Andiamo, perché le foglie della Cycas revoluta sono ben appuntite e possono anche essere molto pericolose, andiamo a tagliare, e ci facciamo dalla parte bassa con questi tagli. I tagli devono essere molto vicini al fusto, in modo tale che la pianta riesca a cicatrizzare immediatamente. Naturalmente è bene fare questo lavoro in primavera, quando la pianta può tranquillamente ricacciare. Ora non è facilissimo perché sto inquadrando e sto tagliando. Eccolo qua, scusate.
quindi fate dei tagli netti, ok? Quindi andate a tagliare e naturalmente cercando di tagliare il più possibile vicino al fusto, in modo tale che la pianta riesca a recuperare. Vedete che abbiamo fatto dei bei tagli. E continuiamo. Qua si possono vedere adesso i polloni, che tra poco, i polloni basali che tra poco sicuramente emetteranno le foglie, e già qua ci sono. Vedete come la pianta è molto adulta e quindi riesce tranquillamente ad emettere questi polloni basali, che sono dei polloni che possono essere questi ammassi cellulari, che possono tranquillamente essere prelevati, staccati dalla pianta e propagati, e da qui nasceranno nuove piante del tutto simili alla pianta madre. Ecco, se noi abbiamo fatto dei tagli un po' più grandi, cioè dei monconi un po' troppo lunghi, dobbiamo recuperare. Ok? E quindi lo dobbiamo fare per tutta la circonferenza della pianta. E questo è sia per far crescere in maniera uniforme la pianta, vedete? Ma anche ora, come potete vedere rispetto a prima, la pianta si presenta, diciamo, già con una fisionomia totalmente diversa, mentre guardate qua come si presenta nella zona che ancora dobbiamo potare, ok? Mentre qua è già un altro effetto, la pianta è più diciamo arieggiata. Quindi sicuramente ha un aspetto migliore. Inoltre, se abbiamo appunto delle foglie, come in questo caso vedete, che si stanno sfibrando e quindi si stanno degenerando, allora a quel caso lì è bene intervenire, cercando appunto di toglierle. Ora siamo arrivati quasi in cima e quindi all'ultimo anello di foglie. Questo è l'ultimo che taglieremo. Vedete come sta avvenendo?
la pianta sta recuperando una certa careggiatura. E quindi quasi quasi ci siamo, eh? Ci sono queste due che stanno calando, che sono brutte a vedersi, e le tocco. Qui ci sono da riprofilare. Ecco qua, io direi che a questo punto ci siamo. Bene, siamo giunti alla fine del video, questo è il risultato finale con gli anelli di foglie asportati su tutto il perimetro del fusto, e quindi abbiamo così potato la nostra circassere voluta. Vi ricordo, questa è un'operazione da fare esclusivamente nel periodo primaverile estivo. Adesso siamo all'inizio di maggio, quindi vedete le piante com'è in succhio, vedete qua come sgorga la linfa, ecco, vedete qua, vi faccio vedere se inquadro, ecco qua, vedete qua che è ben bagnata, quindi la pianta è proprio in succhio, quindi riuscirà in breve tempo a cicatrizzare. Che dire, il video termina qua. Prima di salutarvi però vi ricordo appunto che potete trovare altre utili informazioni sulla gestione e la propagazione di questa splendida pianta all'interno della playlist del Dottore delle Piante, in cui troverete ben due video, uno sul trapianto e l'altro sulla propagazione attraverso appunto i polloni radicali di questa bellissima pianta, che hanno un discreto successo su internet, quindi andateli a vedere. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like e iscrivetevi al nostro canale Il Dottore delle Piante. Con questo vi saluto, un caro saluto da Luca Franchi, Il Dottore delle Piante. A presto ad un prossimo video.